Tutti noi sappiamo quanto sia importante tenere pulita l'opera viva della barca e tutto ciò che si trova a contatto con l'acqua. Volete saperne di più? Beh, allora seguiteci da Indemar. Ci sono alcune parti interne della barca che sono attraversate dall'acqua e sono quindi soggette a incrostazioni di flora e di fauna. Sono i circuiti di raffreddamento dei vari impianti di bordo. Come possiamo tenere pulite queste condutture e risparmiare interventi di pulizia, manutenzione e sostituzione? Esiste un innovativo sistema di elettroclorinazione prodotto da Electrosea. Piuttosto semplice, costituito solo da due elementi. L'acqua di mare, prelevata con una tradizionale pompa e filtrata da un normale filtro, viene portata in questa Clear Cell, dove l'elettricità delle batterie provvede a generare del cloro. In uscita una tubazione porta l'acqua clorata a tutti gli impianti idrici di bordo, primo fra tutti quello di condizionamento, ma anche ai frigoriferi e ad altri impianti che utilizzano l'acqua di mare per il loro raffreddamento. Una centralina controlla costantemente il flusso d'acqua per produrre la giusta quantità di cloro, senza sprecare energia né produrne in sovrappiù. Il sistema è ecocompatibile perché sappiamo che il cloro decade rapidamente nell'acqua di mare, al confronto con altri impianti che invece utilizzano metalli pesanti inquinanti. Questo impianto però non toglie le incrostazioni già esistenti, quindi va installato prima, per prevenire le incrostazioni. È sempre interessante scoprire nuove invenzioni che ci permettono di lavorare di meno e goderci di più la barca.